purtroppo non siamo riusciti a far mettere in moto il camion, cioè il camion va in moto, è partita la pompa della frizione. Abbiamo cercato di rimetterla in sesto, ma niente, purtroppo non lavora il coso. Quindi adesso sono le 7:30 di mattina, i ragazzi se ne sono andati giù verso Xarghilan per chiamare l'assistenza. Io starò qua bello tranquillo, solo soletto, in attesa che arriva il meccanico insieme a Ernie. Devo dire che stamattina c'è un po' di vento anche oggi, però meno di ieri. I colori qua del deserto sono fantastici, è veramente bello. È una cosa che mi ha colpito è il fatto che non si vede la strada da dove siamo arrivati, cioè siamo in mezzo alle dune. Niente, farò un paio di riprese, un po' di coso in attesa che arrivano. Non si può fare altro. Bene, questo fa parte anche dell'avventura dei viaggi. Bene, sono la 1:30, sono passate 6 ore che sono qua da solo. Ho provato a uscire dal camion, è impossibile stare fuori. Oggi non c'è vento, non c'è nuvolo, c'è sole che sta picchiando. Non ho idea quanti gradi ci siano. Anzi, io qua ho un termometro, un piccolo termometro, mi segna 38 gradi all'interno e 55 all'esterno. Non so se i 55 saranno veri, ma penso che un 45 lo siano. È incredibile. È incredibile il caldo che c'è fuori. Niente, i ragazzi non so se sono già arrivati. Non so niente, come dicevo sono senza comunicazioni, senza niente. E l'unica è stare fermo dentro qua all'ombra. Ho aperto un po' la porta che giri l'aria. Speriamo, dai. Comunque è una bella esperienza, tutto sommato, dai. E il deserto c'ha dei colori fantastici, come lo dicevo stamattina. Da una parte più chiaro, da una parte un po' più scuro, c'è sempre un colore diverso. Bello, bello, bello. Bella esperienza. Bene, sono le 5:30 e ancora non so niente di se stanno arrivando o non arrivando i ragazzi. Ho passato tutta la giornata praticamente in letto perché c'era un caldo veramente forte, il sole picchiava, stare fuori era un suicidio. Sto caldo ti debilita veramente, bisogna bere molto, fortuna che qua le scorte d'acqua ci sono e cose. Quindi non ho fatto niente, sono rimasto praticamente in letto tutto il giorno. Adesso vado in cima alla duna a vedere un paesaggio, qualcosa, giusto per fare qualcosa. Bisogna tenere sempre la mente occupata. Infatti riesco a capire quando succedono dei disastri, la cosa aerea, roba che la gente si perde, prende paura, entra in panico. Perché la mente non la tiene occupata. Se non puoi tenere la mente occupata a fare qualcosa, penso la soluzione migliore è quella di riposare. Non dico lasciarsi andare, riposare e dormire. E pensare alle cose belle, a tutto che abbiamo a casa o il coso. Comunque questo devo dire la verità è una bella esperienza che sto vivendo. Cioè è la prima volta che mi capita di stare da solo in mezzo al nulla. C'è un silenzio impressionante a volte. Oppure si sentono degli uccellini, si sente il vento, la sabbia. È una bella esperienza. Vabbè, non penso che passerò la notte da solo, però mi auguro, se lo dovessi passare, che il cielo sia bello sereno, perché qua le stelle sono fantastiche da vedere, c'è un cielo meraviglioso qua. Vabbè, andiamo a farci questo piccolo trekking.